Buongiorno a tutti da Tiziano Malimpasta. Oggi mi sono svegliata con un pensiero. Voi sapete, la mia adorata nonna, no? Io ci tengo tantissimo, ho sempre questi ricordi, ho sempre lei dentro di me, ho sempre lei quando faccio le ricette e per me, lei mi accompagna in tutto e per tutto. E secondo me, lei mi sta proprio veramente accompagnando passo passo tutto ciò che di bello mi sta accadendo, veramente. Detto questo, mi sono alzata col pensiero proprio per fare questa ricetta dedicata a lei e faremo una ciambella. Una ciambella e la chiamerò Ciambella Titina. Davvero, per me questa è una cosa. Ho detto stamattina, devo fare la ciambella. Si chiamerà Ciambella Titina. Vi dico tutti gli ingredienti, l'andiamo a fare e se vi piace la fate insieme a me. E poi in onore non solo della nonna, della mia nonna Titina, in onore di tutte le nonne, perché soltanto loro sanno veramente, loro ne hanno passate tante, ma hanno cresciuto una famiglia numerosa e con tanto amore, con poco, ma con tanto amore. Guardate gli ingredienti. Allora, questi sono 350 g di farina zero, 250 g di zucchero semolato, 4 uova, 120 g di olio di semi, 150 g di latte, la buccia grattugiata di un limone, 100 g di ciliegie sciroppate, amarene sciroppate, poi vi lascerò il link, queste le ho fatte io. Spolvereremo la nostra ciambella con dello zucchero a velo e una busta di lievito per dolci. Ah, e la fiala di rum, oppure se non avete la fiala. Per me questa è una ricetta molto emozionante, veramente, ho i brividi. Se non avete il rum, potete mettere mezzo bicchierino di rum che avete in casa o qualsiasi altro liquore che a voi piace, giusto per dare un'essenza. Allora, era da tanto che non ho. Mi sta sembrando oggi come quando ho fatto la prima video ricetta, quell'emozione. Io mi emoziono in ogni ricetta che faccio, ma oggi mi sono alzata proprio così. Questo pensiero che ho di mia nonna. Va bene. Allora, io prendo la frusta, mi servirò di una bella ciotola e andiamo a mettere le uova dentro. E cominciamo a sbattere le nostre uova. Uniamo lo zucchero e continuiamo a mescolare. Allora, ora poco a poco mettiamo la farina, ma nello stesso tempo mettiamo l'olio di semi. Quindi mettiamo un po' di farina, mescoliamo, un po' d'olio di semi e mescoliamo fino a finire olio di semi e farina. Ora grattugiamo il limone. Ecco qua, a questo punto mescoliamo un altro po'. Mettiamo la fiala di rum, aggiungiamo il latte poco alla volta e mescoliamo. Allora, prima di finire con la nostra ciambella, di mettere le amarene e il lievito, adesso che facciamo? Intanto ho preriscaldato il forno a 180 gradi, statico, mi raccomando, così è bello caldo caldo, andiamo ad infilare il nostro stampo. Allora, infilziamo una forchetta in un pezzo di burro e imburriamo tutto il nostro stampo da ciambella. Ora ho messo da parte nella ciotolina un po' di farina, andiamo ad infarinare in questo modo, spargete la farina dappertutto, poi l'eccesso lo togliamo, non fa niente se cade. Vedete? Lo dovete proprio passare da tutti i lati. Ecco, l'eccesso lo rimettete nella ciotolina. Ok, adesso ho fatto un po' di caos, va bene. Adesso continuo a mescolare la nostra ciambella. Vado a mettere il lievito perché abbiamo quasi finito e mescoliamo per bene. Ora inseriamo le nostre amarene e con una spatola andiamo a mescolare dal basso verso l'alto. Ora versiamo il nostro composto nel nostro stampo. Allora, se per caso non avete cioè uno stampo da ciambella, potete benissimo usare uno stampo normale.
prendere il di sotto della moka dai 6 tazze, no? Per esempio, la girate capovolta, la imburrate prima, infarinate, la girate capovolta e potete mettere benissimo l'impasto. Io quando ero piccola, che facevo i dolci, non avevo lo stampo da ciambella e quindi era un modo proprio per fare la nostra ciambella. Poi magari vi farò vedere un'altra volta, va? Allora, guardate, io vado a mettere l'impasto, giro giro alla nostra stampo. Ed ecco qua. Come ho detto prima, ho preriscaldato il forno a 180 gradi statico. Adesso andiamo a cuocere per una quarantina di minuti, 40-45 a seconda del vostro forno. Ogni forno c'è. Quindi ci vediamo dopo perché dobbiamo assaggiare questa meravigliosa ciambella. A dopo. Io sono tanto orgogliosa, veramente. E questa ricetta è stata una bellissima emozione farla, perché l'ho fatta proprio con i ricordi impressi nel cuore. Veramente soddisfatta. A parte che la ricetta e la ciambella è morbidissima e squisitissima. Allora, io vado a prendere un pezzetto e che faccio? Avete visto com'è bella, no? Guardate. E vado a mettere anche un po' di succo di amarene. Mi raccomando, quando arriva il periodo delle ciliegie, fatele, perché come avete visto io queste le ho fatte quando era periodo di ciliegie e me le ritrovo. Quando, una volta che le aprite, le amarene sciroppate o ciliegie, come le volete chiamare, non state molti giorni perché poi altrimenti poi vanno male. Vedete, guardate, guardate che spettacolo. E poi non c'è bisogno poi di mettere succo per la morbidezza. Cioè, guardate, guardate che spettacolo, proprio uno spettacolo. Fantastico. Buona. Sono veramente contenta. Allora, onore alla mia cara nonna Titina, onore alle vostre nonne, tutte le nonne del mondo. Io con questo vi ringrazio e vi saluto. Vi do appuntamento a domani come sempre. E non posso dire altro perché oggi è stata veramente una ricetta emozionante. Grazie a tutti, grazie di cuore da Tiziana Manipasta.